tanto perché gli sia chiaro che non è qualcosa che si sono inventati ieri, ma che viene da tradizioni millenarie. Questa operazione di Pure Senex è un altro modo di leggere in modo ulteriore le due polarità che si fanno uno, l'eros in quanto molteplice che torna all'uno e l'agape in quanto saggezza dell'uno che discende. Pensiamo alle implicazioni di questo eros che sale dal basso per raggiungere l'alto, bilanciato dalla compassione o agape che discende. Pensiamo al discorso della superiorità e dell'inferiorità. Ogni volta che abbiamo un qualche eros che sale, un qualche piccolo successo, il nostro ego si ingigantisce. Se non c'è l'agape che discende sotto forma di saggezza, di umiltà, di distacco, di sguardo transpersonale, questo eros che sale diventa hybris, no? Diventa arroganza, presunzione, senso di onnipotenza e via di seguito. Quindi pensiamolo proprio nell'ottica dell'evoluzione umana, della psicodinamica dell'evoluzione, quanto avere costantemente presente questo gioco tra la salita e la discesa diventa veramente un aspetto cruciale nell'esperienza umana. E qui vedete appunto preso da Plotino come questo concetto, che è uno dei concetti fondanti della psicologia transpersonale di trascendere e includere, viene ben spiegato da questo concetto, no? Per il quale il livello successivo va oltre, ma porta con sé tutto il basso è in alto, ma non tutto ciò che è più in alto è in basso. Questo è anche un aspetto cruciale che ci dà la comprensione, uno sguardo olarchico anziché gerarchico. Non è che noi non distinguiamo ciò che è più in alto da ciò che è più in basso, in qualsiasi senso, ciò che è più complesso, ciò che è tra virgolette meglio, ciò che è tra virgolette più intelligente, ciò che è tra virgolette più evoluto, ma questo evoluto porta con sé semplicemente un trascendimento e inclusione del meno evoluto. Il meno evoluto in potenza diventa il più evoluto e quindi c'è una differenza perché il più evoluto contiene il meno evoluto. Il meno evoluto non contiene il più evoluto, non lo è ancora diventato, per cui ce l'ha in potenza ma non lo contiene. Quindi se noi non comprendiamo la differenza, tutto è uno, ma tutto è uno proprio perché tutto è diverso. Tutto è uno proprio perché noi siamo in grado di riconoscere il discernimento, riconosciamo la differenza, ma non c'è un giudizio di valore, c'è semmai un riconoscimento del livello di sviluppo che si è manifestato, che si è espresso. C'è poi una frase di Plotino interessante che dice: non è un peccato essere ghianda, la ghianda non è ancora quercia. Vedi anche come c'è un trascendimento della morale, nel senso che questo peccato è una mancanza, ma una mancanza nel senso che non è ancora sviluppato. E quindi questo sguardo ti consente di guardare ogni, tra virgolette, peccato, ogni, tra virgolette, errore, ogni, tra virgolette, piccolezza, come qualcosa che non si è ancora evoluta. Quindi ogni problema come qualcosa che non si è ancora evoluto, non è ancora diventato quello che può diventare, non si è ancora dissolto. Avendo questo sguardo dinamico dove tu vedi costantemente la dinamica di Puer Senex, di Eros e Agape, tu puoi avere questa comprensione che da una parte riconosci la differenza, cioè un famoso adolescente incazzato non è ancora un uomo realizzato, è un adolescente incazzato, però tu vedi il suo eroe in viaggio già realizzato e quindi ti allei a questo processo. Anche questo è interessante, il cammino di ascesa traccia in ordine inverso il percorso della creazione. Quello che diciamo degli archetipi, cioè nell'archetipo c'è già l'ordine della sua evoluzione, no? Quindi se io vedo la violenza distruttiva della persona incazzata, vedo già la traccia di questo. È un risalire la creazione in ordine inverso, quindi dalla potenza realizzata dell'armonia alla violenza vedo già tutta la traccia evolutiva dell'ordine della creazione che è disceso e sei giù, ma che già sta tracciando la salita in su. E ovviamente, come dice qui Eraclito, la via in giù è la via in su e viceversa. Quindi
Quindi sii totale in quello che sei e vedi dove sei. Beh, questo essere totale fa sì che si compia. Se io ti catalogo come schizzoide, difficilmente riesco a cogliere la traccia evolutiva che risale verso la creazione, verso il transpersonale. Se io vedo che stai passando di lì, ma vedo già che lì c'è la via in su. Sei cronicizzato nella paura di morire o nella disgregazione dell'io, ma vedo che c'è già la possibilità di ricongiungimento, l'unità e via di seguito.